studio l'abbiamo individuato già l'anno scorso nell'ambito della Diciamo, qual è la tua impressione? Divertimento puro, veramente grandissima, mi chiamava Cocca. Sandra indovinava il pensiero. Bene, grazie Tina. Infatti al centro di questa storia c'è questa donna. La conversazione sarà sorretta dalla visione di alcune clip. Abbiamo stati nella storia del cinema capaci sia di frequentare il cinema di genere sia di costituire uno strumento fondamentale per il cinema d'autore. Volevo entrare dopo, dico così, mi stavo qua e le ho prese, insomma, un po' di imbarazzo, però mi fa piacere ovviamente. C'è poco da dire quando si riceve così un riconoscimento, un premio è importante come questo, a me faceva piacere anche al di là del premio, insomma, stare insieme qua a chiacchierare, però insomma, confesso che questa è una cosa che anche avendo visto insomma, chi ha vinto questo premio, anche pensando semplicemente a Giulio Scarpati, il mio collega, amico appunto, che è stato qua l'anno scorso, è un riconoscimento che mi onora e mi ringrazio. Per semplicità, per mancanza di voglia di approfondimento, ti appiccicano. Per cui io non volevo essere considerato un comico, non volevo essere considerato un attore drammatico, non volevo essere considerato un attore brillante, volevo essere considerato un attore. Mi è sembrato di capire subito e che io quando vedevo degli attori di Alitalia anche molto bravi, ho capito. Lanciando Termine vuole mantenere questo legame forte con il cinema e lo deve al nostro grande maestro Fellini. In realtà, e credo che sarebbe d'accordo con me, dovremmo visitare un film tutt'altro, non è un film qualunque, innanzitutto perché Fitto, quello che vedo qui questa sera, sì, grazie Ghiacciano, grazie all'organizzazione di questa manifestazione. Grazie, anch'io volevo semplicemente ringraziarvi, grazie di aver passato la cena, di aver deciso di venire qui a digerire